Ciao amici di Cuoci Cuoci, sono Caterina. Oggi vi voglio preparare la ciambella romagnola, uno dei classici della Romagna e secondo me anche il più versatile. La ciambella romagnola storicamente nasce a Bellaria, dicono, quando le mogli dei pescatori, un minimo di accenno storico vi faccio, portavano la fetta della ciambella il lunedì di Pasquetta con una bel bicchiere di frizzantino ai mariti che tornavano dal mare. Gli ingredienti per la ciambella sono farina, zucchero, 3 uova, latte, burro. Si può fare anche con l'olio, ma una volta si faceva con lo strutto. Noi ci mettiamo del buon burro, lievito, sale, limone grattugiato come ingrediente. A me piace molto il profumo del limone nei dolci. Quindi, incominciamo. Prendo la farina, unisco lo zucchero, un pizzico di sale sempre nei dolci per esaltare il sapore del dolce, scorza di limone, possibilmente biologico, non trattato. Sempre meglio lavorare con cose molto naturali. Aggiungo il lievito. Per il dosaggio, poi leggerete sulla ricetta, 1 chilo di farina, 6 uova, 400 g di zucchero, 400 g di burro, scorza di limone grattugiato, latte quanto basta. A questo punto abbiamo unito tutti gli ingredienti asciutti, secchi. Io vado a miscelare con le mani o a rieggiare per far sì che la farina incorpori aria e dia sofficità alla nostra ciambella. Riapriamo una fontana. Aggiungiamo il burro, temperatura ambiente, lo sminuzziamo con le nostre mani. A me piace molto lavorare con le mani, mi rilassa, fa sì che io possa sentire con il tatto anche gli alimenti. Ecco qua, abbiamo spezzettato il burro. Incorporiamo le uova, precedentemente lavate. Latte, quanto basta? Se io uso una farina importante, molto raffinata, dovrò aggiungere un pochino più di liquido, ma se la farina è un pochino umida, come ben sappiamo, un pochino meno liquidi. Quindi, io vado a mettere un po' di latte, cubi si dice in gergo, poi se ce ne vuole ancora lo aggiungiamo. La ciambella romagnola dipende dalla lavorazione, c'è chi la fa in planetaria, a me hanno insegnato a farla a mano. Ho provato in planetaria, ma perde secondo me il nervo, il cosiddetto nervo, che poi sarebbe il glutine della farina che si rompe. Va lavorata a mano. Incorporiamo tutti gli ingredienti, cerchiamo di sentire il burro che si scioglie col calore delle mani. Vedete come il burro si scioglie con il calore? È proprio il tatto stesso e deve venire un impasto omogeneo. Non tanto molle, ma neanche tanto asciutto. La ciambella deve essere soffice. È uno dei dolci usato per le feste, soprattutto di domenica, quando c'erano degli ospiti, molto tradizionale, molto versatile. Se la ciambella rimane per il giorno dopo, è buonissima per far colazione, buonissima per una merenda. Potete gestirla come volete. Se si asciuga, che rimane lì 2 o 3 giorni, ottima per la zuppa inglese
Ho aggiunto un altro po' di latte, anche per farvi vedere la consistenza. Ecco qua. Adesso questa ciambella deve prendere ancora più volume, ancora più aria. Quindi ci puliamo le mani, prendiamo la nostra spatola. Scusate, ma per lavorare sul banco un po' di confusione si deve poi fare. Ecco qua. E adesso diamogli un po' di aria ancora, con un movimento cosiddetto planetario. Dall'alto al basso, dall'alto al basso. Giriamo un altro pochino per renderla sempre più soffice poi, alla fine. Ecco qua. La ciambella è pronta. Solo da mettere in teglia. Avete visto com'è morbido e nello stesso tempo gestibile l'impasto? Adesso, con l'ausilio di una spatola, la dividiamo in due, in modo che col mezzo chilo che ho fatto io, cioè metà di ricetta, perché questa è metà della ricetta che voi leggerete, non è un chilo di farina, sono mezzo chilo di farina, quindi tre uova, vengono due filoncini. E le mettiamo tutte e due nella teglia, così le adagiamo bene bene. Nel frattempo vi bagnate le mani, perché con le mani riusciamo a gestirla un pochino meglio, e formiamo due piccoli filoncini. Tenete conto che più o meno devono essere uguali, eh? Ecco qua. Questa è la nostra ciambella. Quindi formate i filoncini. La cosa, un consiglio furbo che vi do è questa. Avete in casa dei bambini? Potete farla anche un pochino più moderna, con il cioccolato, che adesso vi faccio vedere. E non voglio vedere i tagli nel solito filone, come si vedono anche nei forni. Basta separare con le mani, vedete? Il filoncino lo separate e create una fossettina. Quindi prendiamo la Nutella. Questo io dico Nutella perché io sono molto golosa di Nutella, molto. A me piace la Nutella, ma voi potete farlo anche con la marmellata, con le mele, magari scottate, con qualsiasi cosa. E inseriamo la nostra Nutella. È golosissima, e questa, diciamo, è una versione più moderna della nostra ciambella romagnola. Richiudiamo sempre con le mani, scusate, ma così si riesce benissimo a richiuderlo, ed è, come la chiamo io, una ciambella a sorpresa, un pochino più fashion. Ecco qua. Non preoccupatevi se nel forno questa crescerà un pochino di meno, avendo il peso cresce un po' di meno. Invece questa sarà bella cicciona. Sopra quella semplice poi ci mettete quello che volete, dello zucchero semolato. Sopra quella della Nutella possiamo metterci, che ci sposa benissimo, della granella di nocciola. Possiamo mettere all'interno dell'uvetta sultanina, quello che volete. Della marmellata, io ho parlato di marmellata, si sposa benissimo con la marmellata di fichi all'interno, è una goduria. A questo punto inforniamo 180 gradi, 25 minuti circa. Sappiate che il lievito ha un'azione di 15 minuti, quindi se siete curiosi potete dopo 15 minuti aprire anche il forno. Ecco qua, questa è la nostra ciambella, scusate. Quella semplice, io tutte e due con lo zucchero le ho fatte, e quella con la Nutella. Andiamo a vedere come è venuta la nostra ciambella. Prendiamo un coltello e tagliamo la fetta, così voglio farvi vedere che all'interno la Nutella rimane gioiosamente compatta.
se la ciambella vi rimane, non preoccupatevi se si secca, se rimane un po' troppo dura e non vi piace. Ottima per la zuppa inglese. Consiglio furbo. Ciao a tutti, se vi è piaciuta la mia ricetta della ciambella romagnola, mettete un like, mi piace e arrivederci. Buon appetito!